in area di rigore, il traversone in mezzo alla sua terra, la deviazione, ha segnato la Juventus. Esattamente al minuto 7 nel corso del secondo tempo cambia il parziale all'Allianz Stadium, la Juventus si è portata in vantaggio con una deviazione di Rabiot sul cross da sinistra di Kostic, addirittura con l'interno del piede destro, il giocatore francese ha cercato il secondo palo trovandolo imparabilmente per il tentativo di Obama che si è speso nel tentativo di cercare la traiettoria verso il montante alla sua sinistra, non è riuscito a raggiungere il pallone che si è perso alle sue spalle e quindi al sesto minuto cambia il parziale all'Allianz Stadium di Torino, quando l'Inter stava cercando di mettere in campo il massimo sforzo per passare in vantaggio, è arrivata la rete di Rabiot, diciamo così un fulmine bianconero a cielo sereno nero-azzurro. Proprio così, è l'esplosione di gioia della panchina bianconera che si è scaraventata tutto in campo per esultare al gol del centrocampista francese, la dice lunga sullo stato d'animo della Juventus, Juventus che aveva subito fino a questo punto e che è riuscita ad andare a segno nella prima occasione che ha avuto. Molto importante la discesa di Kostic sulla sinistra, ha fatto davvero una grande azione l'esterno serbo, Rabiot però lasciato colpevolmente libero al centro dell'area di rigore da parte della difesa nerazzurra. Insomma, hai detto bene, del tutto inatteso per quello che era lo sviluppo della gara fino a questo punto il vantaggio bianconero, certo partita che ora sicuramente si farà molto più interessante, anche perché l'Inter sarà costretta ad accelerare ovviamente assai più di quanto non avesse fatto prima della gol della Juve, anche se aveva costruito 3-4 palle gol piuttosto nitide, la Juve potrebbe approfittare degli spazi che fisiologicamente si apriranno alle spalle dei giocatori nerazzurri. Kostic, pallone in mezzo, la deviazione, rete, ha raddoppiato la Juventus con Danilo esattamente al 17° minuto e 15 secondi di gioco nel corso del secondo tempo. Danilo con una girata da centravanti consumato riesce a mettere il pallone alle spalle di Onana, un gol che non ti aspetti, il gol di Danilo praticamente in spaccata, o meglio ancora coordinandosi con il piede sinistro sotto l'incrocio impietrito Onana. E insomma, stanno succedendo delle cose stasera che sinceramente non ci aspettavamo, in particolar modo questa girata, ripetiamo, da centravanti puro di Danilo, Stefano Dallio. Impietrito anche Simone Inzaghi, è chiaro che come dire, questo è un gol molto pesante nell'economia della partita. Ripetiamo, la Juventus ha così tirato due volte in porta e per due volte è riuscito a segnare. Davvero bella la scelta di tempo da parte di Danilo, non pulitissimo il pallone, no, l'ha presa praticamente con la tibia, colpisce con lo stico, poi col ginocchio, forse c'è anche una deviazione di De Vrij, insomma. Quando il pallone deve entrare, entra, non c'è niente da fare. Proprio così, però ha scelto molto bene il tempo dell'inserimento il difensore bianconero. Juve che si porta sul 2-0, ripetiamo, un esito che non avremmo sicuramente potuto prevedere 10 minuti fa all'inizio del secondo tempo, quando l'Inter si era andata vicina al vantaggio. C'è chi in gol, attenzione, perché vogliono verificare al VAR cosa sia potuto succedere nel rigore. Io, gentili ascoltatori, sinceramente non so dirvelo. Forse un tocco di mano, probabilmente un tocco di mano, ma io di questo tocco di mano non mi sono sicuramente accorto, e se il tocco di mano è arrivato, forse sarà arrivato dopo il tentativo in girata di Danilo, ma insomma decisione molto complicata. Vediamo cosa decide il direttore di gara, vediamo cosa gli stanno dicendo alla VAR, con chi sta parlando, evidentemente di che argomento stanno parlando con gli uomini che devono vivisezionare le immagini di questa rete. Il direttore di gara con chi sta parlando ha convalidato il gol. Ha detto ancora no, attenzione, hanno esultato tutti, però hanno detto, l'arbitro ha detto no, non avete capito, aspettate, aveva indicato con il dito il dischetto di centrocampo, ma evidentemente ancora non si è deciso, anche l'arbitro insomma ogni tanto cade in questi piccoli gesti, in questi piccoli movimenti che possono illudere chi guarda le partite di calcio, perché ovviamente non è facile tradurre ciò che sta arrivando vocalmente dal VAR, dai suoi colleghi al VAR che stanno cercando di
di capire dalle immagini cosa sia effettivamente accaduto all'interno dell'area di rigore dell'Inter al momento del cross dalla sinistra di Kostic, della deviazione di Danilo, se ci sia stato o meno un tocco con le mani. L'arbitro dice che, vediamo, lo va a vedere, anzi no, è calcio di punizione in favore dell'Inter, evidentemente il tocco con le mani c'è stato, è di Danilo. Adesso Locatelli va a lamentarsi, adesso i giocatori della Juventus vanno a lamentarsi al direttore di gara e vediamo cosa succede. Doveri chiede, anzi dice a Locatelli, chiedi a lui, chiedi a Danilo se l'ha presa o no con la mara, con i mani, con le mani, con il braccio, chiedi cosa è successo veramente. Danilo che va adesso a parlare, adesso però dovrebbe andare a vederla Doveri, insomma, se ha fatto il accenno della VAR non può fidarsi ciecamente di quello che gli hanno detto, deve andare un pochino lui a verificare cosa sia accaduto. Forse c'è stato un braccio destro di Danilo, forse no, sinceramente è molto molto complicato vederlo anche nel monitor di servizio, figuratevi che compito molto difficile, molto grave abbiano avuto gli uomini addetti alla VAR per valutare questa situazione. Adesso Doveri sta spiegando a Danilo forse il motivo per cui non lo va a vedere e ha deciso che no, che si tratta di calcio di punizione in favore dell'Inter, senza andare a verificare sul monitor a sua disposizione. L'Inter che si salva quindi in questo caso, il gol è stato annullato, la Juventus continua a condurre per 1-0, i minuti sul cronometro sono 22 e quindi Locatelli, Lautaro Martinez, Barella, Dzeko, poi va Brozovic all'ultimo momento, intervento provvidenziale di Bremer con Brozovic lanciato a rete, la Juventus è in contropiede, Kostic in area, Kostic mette dalla parte opposta, Fagioli, destro, ha raddoppiato la Juventus. Esattamente al minuto 39 nel corso del secondo tempo la Juventus è arrivata al gol del raddoppio con la giovanissimo Fagioli e questa volta tutto è partito, dobbiamo dire, da una chiusura a dir poco provvidenziale di Bremer che ha affermato l'incombere di Brozovic dopo il tocco di Edin Dzeko nel cuore dell'area di rigore bianconera. È partito il contropiede della Juve, è stato rifinito da Kostic sulla destra per lo stesso Fagioli che ha avuto il tempo di guardare, di mirare la porta, forse c'è stato anche un tocco di un giocatore dell'Inter ma il pallone è finito inesorabilmente alle spalle del portiere nero azzurro Onana. La Juventus è in vantaggio per 2-0 e ora mancano solo 5 minuti salvo recupero al termine della partita. Stefano Dallia. Sì, intanto dobbiamo dire che sul tiro di Fagioli c'è stata la deviazione decisiva di Gosens che quindi insomma che si è buttato la disparata per cercare di intercettare il tiro del centrocampista bianconero, ha alzato il pallone rendendolo così imparabile per Onana, però diciamo è tutto il quadro psicologico della partita che è cambiato nel secondo tempo con la rete di Rabiot, una Juve che a questo punto legittima questo suo 2-0, c'era stato il gol annullato da Danilo, c'è stata soprattutto un'Inter che nei fatti al di là, a dispetto anche delle sostituzioni che sono state fatte da Inzaghi, è uscita dalla partita e come giustamente ricordavi tu Francesco ha avuto in realtà molte poche occasioni da rete, non è riuscita a essere pericolosa quanto lo era stata nel primo tempo. Hai sottolineato la monumentale chiusura di Bremer che nei fatti ha impedito a Brozovic di presentarsi a tu per tu con Szczęsny. Bremer questa sera è schierato forse per la prima volta al centro della difesa e non sul centro destra come nelle altre occasioni, si è reso protagonista di una prestazione davvero importante coronata da questa chiusura decisiva. La chiusura che ha dato il là raddoppio della Juve, Juve ancora pericolosa, Chiesa lanciato in campo aperto, Chiesa in area, Chiesa, la parata di Onana, il pallone che si penna finisce sul fondo e comunque Chiesa era partito in posizione di fuorigioco sul tocco in verticale di Adrien Rabiot. 42esimo in corso, 41 e 30 secondi nel corso della ripresa qui a Torino, è in vantaggio la Juventus sull'Inter per 2-0, ma però fuori misura verso la curva della Juventus, nulla di fatto, semplicemente una rimessa in gioco in favore dei bianconeri che adesso vedono vicinissimo il traguardo, sta per iniziare il 48esimo, quindi il penultimo minuto di recupero, anzi scusate, si andrà avanti fino al 51esimo, quindi il terzultimo minuto di recupero, ce ne separano 4 in tutto dalla fine di questa sfida per effetto dei 6 concessi dal direttore di gara. L'Inter ha avuto la colpa di non trasformare in gol
le opportunità che le sono capitate sui piedi. La Juventus, quando quelle possibilità ha avuto, le ha sfruttate al meglio e sta conducendo, possiamo dire adesso, meritatamente la partita. Fagioli si ferma, attende l'arrivo di Brozovic, retropassaggio per Cuadrado, Brozovic che se la prende con il numero 44 della Juve, lo mette giù nel cerchio centrale del campo. Il calcio di punizione sarà in favore della formazione di casa e siamo al 48esimo. Batte Di Maria, anzi finge di farlo, poi gioca corto con i compagni. Locatelli cerca di farsi vedere in avanti ora la Juve in questi scampoli di partita che ci separano dalla fine della sfida. Lancio di Di Maria in area di rigore, fa buona guardia Acerbi su Chiesa che poi gli prende il tempo. Acerbi in seconda battuta riesce a respingere di testa sulla tentativo dell'ex giocatore della Fiorentina dalla parte opposta con le mani Bremer, ma dopo la spinta di Edin Dzeko il calcio di punizione è in favore della Juventus. Si lamenta Dzeko, ma sinceramente ci sembra che il suo intervento sia stato assolutamente irregolare. Alle spalle dell'ex giocatore del Torino, calcio di punizione che batte Locatelli, c'è Inzaghi in piedi, c'è l'Inter che sembra adesso abbastanza sulle corde, sembra essersi arresa. Del resto manca un nulla alla fine della partita e la Juventus conduce per 2-0. Barella porta in avanti il pallone ed Dzeko prova a giocarlo, si avvicina al limite, poi sbaglia il passaggio, è ancora Danilo che intercetta la traiettoria che intendeva premiare lo scatto di Correa sulla corsia di sinistra, attivato il contropiede della Juve, ancora Kostic che allarga a beneficio di Chiesa, la tengono a terra gli uomini di Massimiliano Allegri che rosicchiano così secondi preziosi sul cronometro. Sta per iniziare il 50esimo, due al termine, quindi salvo recupero perché si andrà avanti fino al 51esimo. Gli olè del pubblico della Juve interrotti poi dall'Inter che recupera il pallone da Lautaro Martinez che commette fallo ai danni di Locatelli. Il gioco è fermo, il calcio di punizione sarà in favore dei bianconeri, credo si possa andare. Stefano Tallia in sede di commento. Eh sì, possiamo dire che è complicato parlare di svolta a questo punto della stagione, però certo che questa vittoria della Juventus segna un cambio di passo deciso nella stagione dei bianconeri, anche per quello che può significare questa vittoria da un punto di vista psicologico per la squadra di Massimiliano Allegri. Squadra di Massimiliano Allegri che questa sera era partita piuttosto male, ricordiamo nel primo tempo l'Inter ha avuto almeno tre chiare occasioni da gol dopo appena 4 minuti con Lautaro Martinez, poi con Dzeko un colpo di testa che è finito davvero di un nulla fuori e poi Dumfries che ha fallito un tap-in clamoroso proprio allo scadere del primo tempo all'interno dell'area piccola. Sembrava essere questo anche il refrain della ripresa quando Çalhanoğlu dopo appena 2 minuti ha colpito una traversa con un gran destro dal limite dell'area. Invece al 7° minuto del tutto a sorpresa è arrivato il gol di Adrien Rabiot originato da una sontuosa discesa di Costa sulla sinistra. Juve che si è portata in vantaggio, a quel punto è cambiata tutta la partita e c'è stato un gol annullato a Danilo sul quale ci sono state lunghissime discussioni ed è un episodio che come abbiamo detto consegniamo alla moviola del nostro Filippo Grassia perché le immagini continuano a chiarire poco. E poi però alla fine proprio il 40esimo è arrivato il 2-0 di Fagioli, uno dei giovani della cantera bianconera, una delle più belle sorprese di questo avvio di stagione che ha dei fatti chiuso la partita. Juve possiamo dirlo che si rilancia e che può nuovamente presentarsi nelle zone che valgono non solo la qualificazione alla Champions League ma perché no può anche pensare di riavvicinarsi alla prima posizione della classifica. L'Inter invece deve recriminare su tutti i suoi errori che le hanno impedito di concretizzare il gioco e le occasioni che ha creato. Sta per finire la partita sul rinvio di Szczęsny, probabilmente l'arbitro fischierà il termine dell'incontro e così è infatti. La Juventus batte l'Inter per 2-0, aggancia la Roma in classifica a quota 25.